Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video su Clash Royale e cercheremo di arrivare in Arena 11 in vari episodi di questi e poi forse sempre oggi uscirà il torneo dei maiali. Spero che il video vi piaccia e iniziamo a giocare. Questo qui è il mio mazzo, l'ho creato dall'Arena 8 e l'ho usato. Se volete sapere le leggendarie che ho, basta, non me le ricordo neanche. Sono queste. E boh, io inizio la partita e iniziamo. Questo mazzo è molto forte, cioè io lo uso visto che il P.E.K.K.A. è la roba principale. Tutte le truppe servono a supportare il P.E.K.K.A. o il boscaiolo qualche volta se mi capita. Vedete come un tipo qui che ho sbagliato, visto che l'arciere magico è una delle prime volte che lo uso, però comunque dopo l'orde di scheletri per difendermi sempre. Ora quando arriva il P.E.K.K.A. metteremo il P.E.K.K.A. dietro e un qualcosa dopo. Così faremo una combo che può dar molto fastidio all'avversario. Aspettiamo anche Lilith e ne metti i pipistrelli. Ora il boia dovrebbe uccidere senza problema i goblin. E lo possiamo mettere pure un boscaiolo che o fa danno o muore e mette la furia. Ora mettiamo anche l'arciere magico. Come vedete abbiamo vinto, infatti questo mazzo ve lo consiglio visto che è molto forte. Poi secondo me, come c'avevo prima di avere l'arciere magico, avevo lo stregone, quindi cioè, potete farlo anche senza il boscaiolo, al posto del boscaiolo la furia, quindi senza usare leggendarie. E secondo me è un mazzo molto buono, lo ripeto. E boom, cerchiamo di salire ancora. Sarebbe molto meglio per iniziare con il P.E.K.K.A., però in queste partite siamo un pochino sfortunatelli, visto che non entriamo mai con il P.E.K.K.A. Beato lui che ha sprecato l'elisir. Intanto così noi ora possiamo andare a buttare il P.E.K.K.A. e fare la combo di prima che, come vedete, l'avversario era messo abbastanza in difficoltà. La scintilla si può essere... Può essere contrastata da dai pipistrelli. Speriamo. Lit, no. La Valchiria non muore. Però basterà far così. No. Questo qui non è scarso. GG. Possiamo ancora recuperare, però, visto che basta che gli piazziamo bene una combo. Anche a prova di la scintilla. Con i pipistrelli dietro possiamo comunque recuperarla, speriamo. Non è neanche livello altissimo. Io me la giocherei di qui. Ecco, ora abbiamo la soluzione, i pipistrelli. Eh sì.
Vediamo. Dice anche questo mazzo con la scintilla non va molto d'accordo. Non faccio qui quanti giganti scheletro. Forse è lo specchio. Boh, in questa partita l'abbiamo persa, ma diciamo che comunque potevamo fare anche molto meglio, sente che questo mazzo non va molto bene con i mazzi con la scintilla. E infatti è questo l'unico problema. Speriamo anche la prossima vada meglio. Dai, speriamo di incontrare uno con la scintilla, ripeto. Se volete renderla antiscintilla mettete uno stregone zappa al posto di quello che volete. Boscagliolo, arciere magico, Valchiria o... Tra un po' potremo piazzare il pecca con l'arciere magico. Questo qui non mi sembra proprio fortissimo, non vorrei gufarlo. Sì, meglio, non ti ha preso l'arciere magico. Sì, ora sì. Aspettiamo. Ho sbagliato, volevo provare a fare il break. Dice anche questo mazzo diventa anche molto più forte nel per due, visto che possiamo mettere molte truppe a supporto del Pekka. Dai, che schifo. Qui si va molto in difesa. Speriamo di fare un qualcosa. Quel minatore non deve più toccare.
diciamo che poteva anche vincerla, però boh, è andata molto male questo video. Boh, per questo video è tutto. Ciao!